Cari amici, oggi abbiamo moltissime cose da dire, ma siccome abbiamo anche poco tempo, cercheremo di riassumere alcuni punti essenziali che a voi sicuramente serviranno per farvi un'idea generale della situazione in cui ci troviamo. Prima cosa che voglio far vedere in questo bellissimo articolo, che avremmo potuto scrivere tranquillamente noi, è di La Verità del sabato 25 agosto 2018. Come siamo diventati schiavi dell'Unione Europea. Puntata 8. Per salvare l'Italia il primo passo è punire i traditori e i loro eredi. Ma non è una cosa molto eccezionale, è la prassi che si deve fare e si è fatta in tutte le epoche. È l'unico giornale che scrive questi concetti in ogni caso. Bisogna aggredire i patrimoni di chi ha favorito lo sfascio del paese per ridare forza ai cittadini. Iniziamo con i colpevoli del disastro sulla A10. Solo così riusciremo a vincere la guerra con Parigi e Berlino. E su questa cosa qui richiamo l'attenzione a quello che io più volte ho sostenuto, l'importanza di quella famosa strada ai fini di un controllo, niente o po' di meno, dei trasporti che dovrebbero unire l'Italia e quindi i suoi prodotti con l'Europa centrale. Quello che viene chiamato nuovo paradigma, ovvero la nuova via della seta. Tutto quello che sta succedendo, cari amici, è fatto apposta per escludere l'Italia dalla nuova via della seta. Io mi auguro che l'attuale governo abbia capito questa dinamica di carattere importantissimo, di carattere geopolitico, e mi auguro che tutte le iniziative che verranno prese in futuro saranno quelle di togliere tutti gli ostacoli a ciò che l'Italia possa comunicare direttamente con la Cina. Già oggi dal Veneto parte settimanalmente un treno carico di derrate italiane che dopo una settimana arrivano a Pechino, e questo è molto importante, però bisogna far passare anche dall'altra parte. È la via che in tutti i modi stanno cercando di bloccare. La via che unisce Genova a Lione, è praticamente che è quel tracciato lì, è quel corridoio fondamentale che con una scusa o con l'altra, con un caso o con un altro caso, cercano in tutte le maniere di interrompere. Hai qualcosa da dire? Sì, a proposito di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stamattina casualmente siamo andati a depositare al Ministero delle Infrastrutture, eccolo qua, Ministero delle Infrastrutture, la denuncia penale che abbiamo presentato contro il 23 agosto, 5 giorni fa, contro di loro. La stessa cosa abbiamo fatto contro, ricordarsi bene che noi li abbiamo denunciati come corei, quindi corresponsabili dello sfascio delle autostrade e dello Stato italiano tout court, come si dice in francese, cioè completamente tutto disfatto, regalato, tutte le strutture pubbliche e private sono responsabili. E qua invece abbiamo denunciato la Corte dei Conti e stamattina abbiamo presentato, ecco qui il timbro, direttamente alla Corte dei Conti, vedere bene Corte dei Conti, copia della denuncia. Come dire, ti abbiamo beccato col sorcio in bocca. E te lo veniamo anche a dire, te lo dico in faccia, sei un testo di cazzo, te lo dico in faccia. Continuiamo nella nostra analisi, questo è uno degli ultimi numeri di Panorama, dove c'è un articolo che noi non possiamo accettare. Il articolo è di questo tipo. Disfattista. No, non è accettabile in questo senso. Disfattista. In tempo di guerra questo sarebbe stato messo in grado, in prigione, sì, con ceppi per disfattismo. Sì, in ogni caso non è disfattistico, ma in chiamata a correo, cosa che noi non possiamo accettare, di Andrea Giuricin, docente di economia dei trasporti all'Università Milano Bicocca. Va a insegnare a qualche d'un altro,
oppure pigliati la tua responsabilità. Un paese incapace di modernizzarsi, questo è il punto, non è vero. Il paese è stato all'avanguardia per decenni, se non per quasi un secolo, della modernizzazione. Oggi è caduto nelle mani. No, ancora siamo uno dei paesi più. Questo signore qua non sa un cazzo di niente, insegna un cazzo di niente. Perché l'Italia, ricordiamoci sempre, che è la è il secondo produttore europeo di manifatturiero dopo la Germania, ha una pista di distacco dalla Francia e dall'Inghilterra. Ci frega solo la Germania, che ci ha fregato tutti i gioielli di famiglia attraverso la storia dell'euro e tutti i cazzi che sappiamo. Viceversa, noi siamo sempre comunque il paese, addirittura siamo leader mondiali nella meccanica di precisione e nelle meccaniche di produzione di altri pezzi di meccanici, non mi ricordo, apparati. Quindi siamo. Di cui ci dovrebbe ringraziare, a cominciare dalla Mercedes. Siamo leader. La Mercedes, i pezzi di ricambio e i pezzi da assemblare, li compra e li facciamo noi in Italia. Le macchine, per fare le sue macchine, le compra in Italia. È chiaro? Questo va detto, come ad esempio giustamente Piero Angela qualche giorno fa ha detto che la prossima missione verso Mercurio, se mi ricordo bene, sì, comprende ben 4 su 10 o su 11 apparecchiature di alta precisione da testare appunto in assenza di gravità e proprio appositamente in questa missione verso Mercurio. Quindi 4 su 11 in Europa, questo è solo uno degli esempi, ma potremmo seguitare ancora. Abbiamo eccellenze assolute mondiali che dall'estero ci invidiano e ci vengono a cercare di copiare. Non solo, a cercare di derubare, oltretutto, con la scusa cazzate di questo genere. Che adesso è andato in Cina per cercare di finire di vendere gli ultimi gioielli di famiglia, è un canaglione, non una canaglia, un canaglione, perché non ha, un po' canaglia e un po' coglione, o tutti e due, cioè uno che non ha capito un cazzo di quello che sta succedendo. Che lui pensa di fare un affare andando a cercare di convincere i cinesi, che sono già preposti e precondizionati e preparati, prestrutturati per venire a comprare finanziariamente il paese, il restante del mondo, in particolare l'Italia, perché l'Italia fa gola a tutti, non per caso le battaglie mondiali si sono sempre combattute con al centro l'Italia, quelle importanti, in un modo o nell'altro conferma. L'Italia è centrata sempre. Il paese un paese incapace di modernizzarsi, questo è il punto, non è vero, è una chiamata in correo che noi non accettiamo, è una vergogna che ci sia della gente insegnante, dice lui, che scriva queste cose. Sarà come quegli altri che conosciamo della Bocconi, i bocconiani. Ah, certo. Gli hanno detto che deve insegnare quello, lui pedissequamente, siccome il cervello non ce l'ha, non è che va ad analizzare, a cercare di capire le cose che studia. No, perché capire significa non solo imparare la memoria, ma capire tutti i retroscena di tutti i salti che sono stati fatti per arrivare a quei concetti. Quello è capire. E poi poter insegnare. Se non sai che cosa c'è dietro la teoria, dietro quella formula teorica, tutti i vari passaggi, i vari gradini che sono stati fatti per arrivare a quel punto lì, non hai capito un cazzo. Appunto, questo è il significato che la vera conoscenza è sempre storica. Se non hai la conoscenza storica non puoi avere nemmeno la conoscenza scientifica. Dico una cosa. Napoleone le sue grandi battaglie le ha potute vincere perché riusciva a trasferire masse enormi di soldati che fino a quel momento lì non era stato possibile riuscire a muovere. Ma anche lui? No, ma la cosa più importante in tutto questo è perché riusciva a muovere quelle masse così imponenti? Perché voi lo sapete come funzionava, quando arriva un esercito di invasione o si muove un esercito fa la razzia delle derrate alimentari del territorio, è come se passasse una mandria di cavallette. Viceversa, qualcuno in Francia, proprio 2 o 3 anni prima che Napoleone partisse nel 95 per le guerre di espansione, aveva inventato il bagnomaria,
e l'inscatolamento della carne, per cui i militari non dovevano andare a ammazzare le vacche, a razziare le vacche, a ammazzare le vacche dei contadini, per farsi prendere e farsi magari ammazzare per ritorsioni dei contadini stessi, ma si portava le scatole già prodotte in Francia dentro le scatole e non doveva portare le vacche al seguito, quindi andare ad andatura di vacca, ma poteva avere una velocità di movimento enormemente superiore, ed è lì che lui riusciva a vincere. È lì la strategia e la modalità tecnica che sembra assurda, non è un'arma, ma è come se fosse un'arma, perché permette di muovere le armate in maniera molto più veloce di quello che era possibile prima. E quindi imprevedibilmente per i generali avversari. Ma anche Napoleone, che era Napoleone, quando andò a conquistare San Giovanni d'Acri, ci arrivò con molto maggiore lentezza di quanto nello stesso percorso aveva fatto Giulio Cesare. Dobbiamo chiarire queste cose, così certo. Si vincono le guerre. No, allora, bisogna dire anche qua un'altra cosa. Allora, voi lo sapete, il pasto normale, tradizionale, usuale che ci avevano i legionari romani? Tu lo sai? Ma certo, dai dillo tu. No, dillo tu. Era la farina di ceci o la farina di fave, che semplicemente quando arrivavano a bivaccare la sera, dopo che avevano compiuto di media oltre 20 miglia dell'epoca, certo, che erano più o meno 30 chilometri da adesso, arrivavano al bivacco, tiravano fuori il loro sacchettino di farina di ceci o farina, quella che si fa giù nel Salento, la farina, certo, di fave, condita con l'olio d'oliva e eventualmente qualche spezia. Quello se lo portavano appresso tranquillamente, pesava pochissimo, aggiungevano l'acqua, bollivano l'acqua, l'aggiungevano e avevano fatto il pasto principale della giornata. Ecco come si... Da allora poi invece si sono armati sempre più pesantemente, sempre più hanno avuto bisogno della carne e tutto il resto, e quindi più lente, e quindi ecco perché Napoleone probabilmente è andato più lento di Giulio Cesare, nonostante le scatole. Sì, no, ma è chiaro, ma bisogna anche avere questa grande capacità strategica in ogni caso. In ogni caso concludiamo questo articolo. Altro che guerra alle infrastrutture, costruire vuol dire crescere. La tragedia di Genova dimostra che da anni abbiamo smesso di fare investimenti strategici. No, hanno smesso loro, hanno smesso il PD, i cattocomunisti al governo, non gli italiani, i cattocomunisti subiti passivamente dagli italiani, che non hanno trovato la forza per reagire. Mo si sono incazzati. Sì. Mo l'hanno capita. Hai visto alle feste dell'unità quanta gente ci va? Sì, quattro a scorreggiare. Allora, vi faccio sapere, perché qui bisogna capire le cose, pochi... Quando io dico e parlo sempre di cattocomunisti, molti non capiscono il significato. E allora noi andiamo a vedere qual è il significato. Cos'è che ha portato alla nascita di questo strano movimento politico? Da dove è nato? Lo vediamo da questo testo. Editrice Domani del 1952, momenti di vita nazionale e internazionale. Ma mi sembra che questo l'avevi 1952. L'avevi già fatto vedere. L'avrò fatto vedere, ma non ho letto quello che c'è scritto. Ah, ok. La sinistra cristiana, da dove l'hai letta. Rileggila, non fa niente, dai. Ho letto questo? L'hai letta. Vabbè, allora vi leggo in ogni caso i titoli. Abbiamo la sinistra cristiana, abbiamo il Partito Cristiano Sociale, abbiamo il Partito della Sinistra Cristiana, perché è un'altra cosa, un conto è la sinistra cristiana e un conto è il Partito della Sinistra Cristiana, abbiamo il Comunismo Cristiano, che è un altro partito, e il Partito di Ricostruzione Cristiana. Questi sono i quattro partiti, quattro movimenti improntati da una volontà rivoluzionaria all'interno della Chiesa, che è quella che poi alla fine è stata denunciata da Benedetto XVI, ve la voglio far vedere, perché io questa cosetta qui ve la voglio leggere, sennò le persone... Non riescono a capire il senso di una lotta intestina fra le migliaia di quelle che si sono combattute all'interno della cosiddetta chiesa, come si dice, la chiesa ecclesiam, sì,
Ecco qua. L'ecclesia, cioè tutto il comprensorio cristiano. Diciamo. Scrive niente meno che Ratzinger, e questo ci spiega molte cose, anche perché Ratzinger è stato estromesso. In un certo modo estromesso, allontanato, c'è stato questa sottospecie di sovrapposizione, questa maschera infame che conosciamo, tant'è vero che una persona che fosse, cioè sarebbe immaginabile che qualche papa potesse mettersi in condizione di generare un articolo di questo tipo. Allora l'amico questo ieri in una declaratoria pubblica quei comizi che fa lui, chiamiamoli comizi che forse è meglio, comiziacci comunque, ha detto: chiedo perdono per l'affronto fatto ai bambini, i reati commessi da questi figli di puttana. No, perché voi tira non chiedere persona per tutte le persone bruciate, aspetta, vive. Aspetta. Diciamo, falli rinascere. Sono capace anch'io di ammazzare un fracasso di persone, torturare non so quanta gente, poi fra 500 anni qualcuno chiede perdono. Allora, sono capace anch'io. Allora, al signor Bergoglio, che abbiamo denunciato, ricordiamocelo sempre, una settimana dopo la sua elezione al Sacro Soglio, esattamente una settimana dopo, perché avevamo capito perfettamente con chi avevamo a che fare già nel 2013, questo signore però, invece di chiedere perdono, dovrebbe fare una cosa molto più pratica, molto più efficace e reale, e cioè riformulare la convenzione del concordato storico, quello del 1929, poi del 1982 e poi quello del 2002, che tutti e tre hanno di nuovo risottolineato la competenza del tribunale ecclesiastico su fatti inerenti ai comportamenti illegali tenuti dal clero. Quindi che cosa dice? Che sottrae i preti di nazionalità italiana e non italiana, residenti sul suolo italiano, su reati commessi sul suolo italiano, che non possono essere, come stabilisce l'articolo 24 e 25 della Costituzione, condannati da giudici italiani secondo leggi italiane, ma devono essere processati secondo le leggi e le norme e il dettato e i giudici del codice canonico. Vaffanculo Ratzinger, vaffanculo Bergoglio, non Ratzinger. No, anche Ratzinger, anche lui ha fatto lo stesso giochetto, e anche Wojtyła, non ce lo scordiamo mai, vaffanculo. Cominciamo a dire le cose come stanno, teste di cazzo, è inutile andare a chiedere pietà e poi continuate a fare i cazzi di comodi vostri. Fallo condannare da un processo italiano, sul territorio italiano, da una legislazione italiana, da un giudice italiano. L'immortacci tua, Bergoglio. Allora, vedete, non è uno scherzo qui quello che noi diciamo. Per esempio, c'è un personaggio... oltre a fare i reati, ti prendono pure per il culo. Certo. Hai capito? Cioè ti violentano i bambini, ti chiedono perdono e in realtà se ne strafottono. Allora qui c'è ormai una cattolicità che è fatta da grandi culatta, che vale la pena di sottolineare, soprattutto un personaggio che è un frocione internazionale, che si chiamava il Baron Corvo, il viaggio sentimentale di Frederick Rolfe, Baron Corvo, e qui abbiamo fotografia di una congrega di frocioni, non a caso ultracattolici. Cecil Keston, amante di Keynes Jackson, ritratto da Baron Corvo, eccolo qui. Speriamo che veda qualcosa qualcuno, e vi farò vedere qualcosa che è appunto del frocistico eccezionale. Guardate, abbiamo Baron Corvo ignudo in una chiesa a pregare la Santa Madre di Iddio. Guarda, allora, se vi serve qualche altra documentazione della froceria che sta imperando in Vaticano, non adesso, da secoli, guarda,
Guarda, un'altra foto da Frocioni, eccoli qua, guarda. Un altro libro del buon Baron Corvo, grande cattolico. Allora, questo l'abbiamo detto, quest'altro l'abbiamo detto. No, quello della Germania. Questo l'abbiamo quello detto. L'abbiamo detto, quello della Germania. Oh. Qual era? Questo. Sì, sì, mancano ancora un altro paio di cose. Quello, ah sì, una lettura molto, molto ristretta di alcune frasi di Ratzinger e con la spiegazione. Lo iato, questa è la frase di Ratzinger, attenzione, lo iato tra le affermazioni dei papi del XIX secolo, cioè del 1800, e la nuova visione che inizia cioè, con Pio la pace, IX, per esempio, insomma, con la pace in terris. Per buona parte del 1800 Pio IX. Pio IX e i precedenti. È evidente e su di esso si è molto dibattuto. Ratzinger parla di iato, un taglio netto dopo la pace in terris. Viene distrutta tutta l'antica tradizione cattolica. Vero, lo dico io che vero, non sono cattolico. Vero. Però tu voglio avere a che fare con della gente seria. Che invece, certo, che invece di continuare a menare il campellaglia stile catto comunisti, capito? Che abbia una posizione diciamo definita. Abbiate anche il coraggio di cambiare nome, no? Chi vi impone di, capito? Fate una scissione, una scisma. Una scisma. Ce ne sono stati tanti altri. Allora, esso sta anche al cuore dell'opposizione di Lefebvre e dei suoi seguaci contro il concilio, quindi Lefebvre ha ragione. Ci ha sempre avuto ragione. Sì, certo, noi siamo sempre stati d'accordo, pur non essendo cattolici. Ma ci piacciono gli uomini interi, ci piacciono gli uomini integri, ci piacciono gli uomini che se dicono che hanno una fede, maschi, quella è la fede. Ma soprattutto uomini maschi. Esattamente. Non uomini femmine, esatto. O femminucce. Non è la prima volta che Joseph Ratzinger esprime la sua opinione sull'inconciliabilità tra l'insegnamento della Chiesa, le affermazioni dei papi del XIX secolo e quello moderno, dignitatis humanae o, come qui, pacem in terris. Ne abbiamo già parlato a proposito del suo discorso augurale alla Curia Romana del 22 dicembre 2005. Il senso figurato, iato, significa interruzione, taglio, soluzione taglio. Di continuità. Taglio. È quindi evidente, dice Ratzinger, cioè immediatamente e totalmente comprensibile, il taglio. Il passo di Ratzinger che abbiamo citato è datato 29 settembre 2014, ma era finora inedito, quindi non l'avete pubblicato, mascalzoni. Adesso si è visto soltanto perché è stato pubblicato dal Foglio l'8 maggio 2018, ecco perché qui ne scrivono. Ed è tratto da un testo inviato dal Papa Emerito all'ex Presidente del Senato, il liberale Marcello Pera, a commento del suo libro pubblicato nel 2015, Diritti Umani e Cristianesimo, La Chiesa alla prova della modernità. Non c'è continuità dunque tra il magistero dei papi e la nuova dottrina sulla libertà religiosa, ma più di così che cosa deve dirlo? È evidente, salta agli occhi, non ha neppure bisogno di dimostrazione. Non si dovrebbe più chiamare cattolicesimo cristiano. No, in due righe Ratzinger getta nel cestino della teologia tutti i disperati tentativi di conciliazione messi in atto da chi ancora al magistero e alla sua autorità si sforza di credere. Come Don Basile del Barrou, padre de Blignier, Don Lucien e così via. Ma questo non significa che Ratzinger creda per un attimo che il magistero della Chiesa contro la libertà religiosa sia ancora da prendere in considerazione. Difatti non scrive magistero, ma affermazioni. Non dice come noi della Chiesa, ma dei papi del XIX secolo. I papi del XIX secolo per Ratzinger non insegnano ma affermano e sono confinati, per carità, dalla gabbia dello storicismo nel XIX secolo, quindi anche Ratzinger è complice. Guai a uscirne, guai a pretendere di insegnare una verità immutabile e non solamente una mutevole opinione. Mai come in questi ultimi anni, da quando Jorge Mario Bergoglio è stato eletto, solo eletto, si badi bene, solo eletto al soglio pontificio, si levano le voci di alcuni membri materialiter
della gerarchia che giungono a parlare a volte persino di eresia e a mettere comunque in dubbio dei documenti del Magistero. Dopo il fronte aperto da Amoris Laetitia, dove è in ballo tutta la morale cristiana sul peccato, il matrimonio, l'adulterio, i sacramenti di penitenza e dell'Eucaristia, si è aperto anche quello riguardante la comunione degli eretici che ha diviso l'episcopato tedesco. Dei cardinali come Burke e Brandmüller, i defunti Meissner e Caffarra, i cardinali Puck, Jatz ed Eichig, sostenuti da vescovi come i tre Kazarchi, Peta, Lenga e Schneider, gli italiani Viganò e Negri, Monsignor Laun. Era Viganò. Viganò che in televisione, esatto, è andato a dire... Esatto, qui c'è. Viganò dice, Monsignor Viganò ha demolito il muro dell'omertà in Vaticano. Eccolo, fallo vedere. Ma ci ricordavamo Viganò. Eccolo. Un teologo sempre rigorosamente in pensione, come Monsignor Livi, per non parlare dei numerosi correttori filiali, tra i quali, ma guarda, pure Monsignor Fellè, hanno parlato di rottura, di incompatibilità con la fede, la morale, persino di eresia. Queste disordinate reazioni non danno però per ora alcuna speranza, perché prima di tutto si dicono per l'appunto correzioni finali, riconoscendo in cos'è Mario Bergoglio il proprio padre e il vicario di Cristo, quindi loro lo riconoscono. Comunque sia, ecco, i compromessi, non si conclude niente, capito preti? Quindi ci abbiamo altre cose da dire. Allora, qualcuno si è meravigliato, sì, quando qualche giorno fa e anche ieri sera parlavo con delle persone, dicevo che la Germania è è un gigante d'argilla e soprattutto è un gigante finto d'argilla, cioè non esiste, come ha detto Giorgio, ma non esiste, non è che uno non esista o non esiste così a questione di impressione, a livello giuridico, nel mondo reale, negli atti reali dei rapporti tra stati, no, ma soprattutto nel mondo reale in generale. Nel mondo oramai sviscerato in ogni sua piccola, più piccola e remota nicchia, è tutto oramai conosciuto e quindi anche identificato e quindi anche normato e quindi anche legiferato in tutte le sue varie manifestazioni, appunto a livello di ambiente internazionale, gli stati per essere stati devono essere riconosciuti internazionalmente dagli altri stati, no? Per esempio... Certo. Per esempio, l'Ecuador è stato riconosciuto l'Ecuador insieme ad altri 13 stati ha riconosciuto la Palestina, lo Stato di Palestina. Certamente. Quindi lo Stato di Palestina, che gli ebrei vogliono o no, gli israeliani vogliono o no, è comunque uno Stato riconosciuto internazionalmente. Esattamente. Quindi ha tutta una serie di riconoscimenti appunto internazionali che prevedono per esempio che sia convocato ai trattati internazionali, alle convenzioni internazionali, che cosa che per la Palestina in un modo o nell'altro funziona, perché certo, anche all'ONU. Allora, la cosa incredibile è che la Germania, non essendo uno Stato, poi dopo vedremo il perché, comunque fa parte di una marea di alleanze, fa parte della Comunità Europea, fa parte del Fondo Monetario Internazionale, del WTO, eccetera, e riguarda quasi tutte le istituzioni internazionali. Questo è un falso storico, è un falso giuridico, è un falso anche diplomatico. Cioè non è possibile continuare avanti così. Perché? Perché la Germania è ancora incredibilmente, non avendo mai firmato ufficialmente un trattato di resa, è ancora in guerra con gli alleati. E da lì gli alleati non potevano, la Germania non poteva fare tutta la trafila del riconoscimento internazionale, per cui oggi nel documento, come si chiama, documento fondamentale, sì, non si chiama Costituzione, ma documento fondamentale
della Germania, laddove non c'è, aspetta, all'articolo 143, all'articolo 143 dichiara ufficialmente che la Germania non è uno Stato e che la Costituzione si potrà fare nel momento in cui si creeranno le situazioni e le modalità per poterlo formulare. Allora, negli Stati dove non c'è la Costituzione non sono Stati democratici riconosciuti nel Novecento, come Stati del Novecento, tant'è vero che la legge fondamentale dello Stato del Vaticano è quella del Vaticano, che è stata firmata da Wojtyla, l'ultima del 2011, e dove non esiste democrazia in quanto non esiste Costituzione. No, il Papa è monarca assoluto. Esattamente. E quindi detiene il potere assoluto di vita e di morte di chiunque, per qualunque motivo, entri in città del Vaticano. Esattamente. E allora io vi faccio vedere un piccolo pezzo che poi dopo Orazio metterà su Alba Mediterranea, di questa eccezionale rivista. Di la data? Questo è il numero del luglio 1945. Non è cambiato nulla da allora, tant'è che la gente questo non lo sa, non lo fa, ma in Germania c'è un partito per il non riconoscimento dello Stato di Germania, perché essendo patrioti tedeschi veri non hanno mai smesso di combattere contro gli alleati. I cosiddetti Nazi-Skin in realtà sono alcuni dei gruppi di Nazi-Skin, non tutti, che ci sono anche quelli idioti, ma quelli intelligenti hanno questo obiettivo, cioè di far fare alla Germania tutti i vari passi diplomatici che occorre per farlo diventare uno Stato riconosciuto e democratico. Non a caso a tutt'oggi si parla di BCE, ma la BCE è una supercostruzione che con la Germania stessa ha ben poco a che vedere, né più né meno, che né con la Comunità Europea, con la Comunità Europea, non con la Germania. Ah, scusa, allora parliamo di Deutsche Bank. Ah, la Deutsche Bank è una SPA qualunque. Esatto, da una parte noi prendiamo come banca centrale tedesca la Deutsche Bank, dall'altra la BCE, che casualmente si trova in una località che è stata sempre località gestita da usurai, perché Francoforte è il tepicentro usuraio di medievale con cui trattava tranquillamente Santa Madre Chiesa, è lì, l'hanno messo lì perché è la patria degli usurai, se no non la mettevano lì, perché la storia si ripete sempre. Per quanto riguarda invece la questione delle autentiche banche centrali, sono le banche dei lender, perché i lender, i 23 o 24 a seconda di come si voglia considerare o meno, alcuni doppi, un doppio, sono 23 o 24 lender che compongono questa confederazione, ricordiamolo sempre. Sì, allora i lender, siccome preesistono storicamente, no, come ad esempio il regno di Baviera, e fra poco vedrete che rimetteranno il re in Baviera. Riciccia. E questi qui sono invece autentici, quindi le banche centrali dei lender hanno più o meno la struttura delle banche centrali degli Stati Uniti d'America. Vi voglio ricordare che l'unico Stato che non si fece fregare del Nord Dakota non si fece fregare dalla truffa della Federal Reserve, oggi e tutt'oggi è uno degli stati più ricchi del mondo, perché ha la banca centrale. Anche perché c'ha 4 abitanti. Ma quello cambia. 800.000 abitanti, allora, tutto, mi pare. E ci vorresti anch'io. Sì. Ma infatti è tutto montagne, neve, ghiacciai. E c'è il Nord Dakota, ma c'è anche quell'altro stato lì vicino. L'Arkansas. No, quello vicino è Nebraska. No, è quello che sta più proprio ai confini con la Iowa. No, che sta proprio a Illinois. Destra. No, e non mi viene mai il nome. No, Kentucky. Va bene, che scusamente pianura, grande produttore di latte ad altissimo livello, e anche quello è uno stato che, però anche quello Idaho. Stato, no, anche quello stato comincia per K, mi pare, ha accettato Kentucky. No.
ha accettato di subire l'affronto della Federal Reserve. Ma veniamo a noi, quindi si parla di banche centrali parlando di banche dei lender e, come ho detto prima, una banca centrale è anche quella della Baviera e, come dirò... No, i lender sono le regioni, eh? Sì, si chiama Land. Land è un nome internazionale. Plurale di Land e Lender. Territorio. È una suddivisione di moltissimo tempo fa, preesistente, forse anche ancora all'impero, perché ovviamente c'erano popolazioni differenti e di natura non c'è nessuna differenza tra come struttura dello Stato tra l'Austria e la Baviera, ad esempio. Allora, vi leggo alcuni elementi che sono da ricordare per spiegare per quale ragione non vale niente quel trattato di pace. Dunque, l'attuale status giuridico della Germania è stato scritto nel 1945. E non è cambiato una virgola. L'avremmo saputo. No, abbiamo fatto una denuncia, una querela giusto nel 2014, proprio su questo argomento qua, per il fatto che i parlamentari italiani e stranieri trattavano negoziati internazionali con chi non aveva titolo e quindi promulgavano convenzioni, trattati internazionali, legiferazioni europee e quant'altro del tutto impropriamente e contro legge. Una delle indagini più interessanti che possono instaurarsi al riguardo è quella sull'attuale status della Germania nell'ordinamento giuridico internazionale. Punto di partenza per tale indagine è l'armistizio firmato, attenzione, dal comandante di piazza e non dal rappresentante. No, aspetta, c'è scritto. È l'armistizio firmato il 7 maggio dai plenipotenziari del grande ammiraglio Dönitz. Erano i plenipotenziari del grande ammiraglio Dönitz, successore ad Hitler. Che però non avevano il titolo. E cancelliere del Reich tedesco. Nessun dubbio sulla legittimità dell'atto dal punto di vista del diritto interno tedesco e del diritto internazionale. Attenzione, il passaggio è importantissimo. L'ordinamento costituzionale vigente in Germania, infatti, attribuiva al capo dello Stato la facoltà di designare il suo successore. E le circostanze di fatto in cui è avvenuta la designazione rendono perfettamente superfluo porsi la domanda sulla legittimità sostanziale di una nomina priva di ratifica popolare. E su qui ci stiamo. Questa è la ragione per cui quando una commissione internazionale voleva commissariare lo Stato della Città del Vaticano, trovarono il modo di nascondere Ratzinger all'epoca Papa. Questa è la stessa ragione, che non aveva bisogno di firmare nessun trattato, si è nascosto, poi a quelli che andavano lì a chiedere una rogatoria, no? E questi gli rispondevano, il Papa non c'è, è uscito, come quando il famoso generale Pappalardo è andato a... Famoso. È andato al Quirinale a presentare l'atto di arresto a Mortadella, erede di Mortadella, un carabiniere che stava lì gli ha detto non è in casa, non c'è, capito? E questo mi ricorda un fumetto eccezionale del grande Iacovitti, dove c'era un noto investigatore che si chiamava Chip e aveva come assistente Gallina, che un giorno va alla ricerca di un ladro e dice, sicuramente è nascosto lì. Allora chiama e dice, chi c'è? E di là ci risponde, nessuno. Dice, vabbè, visto, ho sbagliato, il ladro non è lì. Capito? Le cose sono sempre uguali alla fine. Allora, anzi, ricordiamoci che proprio in quel frangente ci fu quello stronzo di Himmler, e lo dico... Con l'animo pieno di coscienza di quello che sto dicendo, delinquente stronzo, amico degli inglesi,
un coso, come si amico dice? Degli inglesi. Come si chiama? Quello che è stato tramutato in Giacinto. La politica dei nazisti l'abbiamo conosciuta bene, la politica dell'SS l'abbiamo conosciuta bene, non a caso hanno tradito Mussolini, e non gli è successo niente, perché sia a Wolf che a Dolman non gli è successo niente, non l'hanno nemmeno processati, e Wolf era il capo dell'SS in Italia, nemmeno processato. Allora, ricordiamoci queste cose. Quando Dennis. No, ma che dire? Dennis era il capo del governo, quell'altro stronzo lì, che ho detto prima. Non mi viene. Il capo dell'SS. Himmler. Quando Himmler si è presentato agli americani dicendo nominatemi a me Gauleiter agli americani, agli inglesi. Nominate Gauleiter della Germania, l'hanno ammazzato subito, no? Dice, cazzo vuoi, stronzo. E poi dicono che si è suicidato, era disarmato, come si è suicidato. Attento, domanda sulla legittimità della volontà nazionale. L'ammiraglio Dönitz, accettando la resa senza condizioni, ha agito come supremo organo costituzionale della Germania, alla quale vanno quindi riferiti gli obblighi come anche gli eventuali diritti derivanti dall'armistizio. Se non che, è qui il punto, il governo costituito da Dönitz è stato ben presto sciolto dalle autorità alleate di occupazione. No, ben presto, dopo 10 giorni. Sì, e l'hanno pure carcerato. Certo. E lo stesso capo dello Stato, considerato prigioniero di guerra nella sua qualità di comandante supremo delle forze armate germaniche. Ricordiamo che Goebbels, grande comandante dei sommergibili tedeschi, non a caso è stato nominato erede da Hitler, perché era l'uomo che meritava il massimo della fiducia da parte di Hitler. Era quello che non era mai stato sconfitto. Certamente. E Rommel l'aveva tradito, perché sennò avrebbe nominato Rommel probabilmente. Sì, vabbè, Roma è stato costretto di suicidarsi, certo. Per fedeltà però alla casta dei militari, non ha tradito, no, non ha tradito la sua casta. No, come si chiamavano? Aspetta. Gli Junker. Il 5 giugno US, i comandanti delle forze di occupazione americane, britanniche, francesi e russe, per conto dei rispettivi governi, hanno firmato a Berlino un accordo concernente la Germania, nel quale ha detto che questa non ha governo centrale o autorità che possa assumere la responsabilità di mantenere l'ordine, di assicurare l'amministrazione del paese e la esecuzione delle richieste fatte dalle potenze vincitrici, e che per conseguenza i governi delle quattro potenze occupanti assumono il potere supremo in Germania, senza però che ciò significhi l'annessione della Germania stessa. Quindi loro escludono l'annessione, ma tengono in mano il governo. È rimasto così. No, ma c'è di più. Vabbè, nella documentazione che ho io c'è ancora di più. Segue la elencazione delle richieste alleate che la Germania è obbligata a mettere in atto, vedi politica estera numero 6, anno secondo. Ecco, con questo io concluderei tutto la nostra. Sì, no, c'era un'altra cosa che volevi dire. Questo. Non so, l'abbiamo visto, sì, questo, sì, mi pare. Questo abbiamo detto. E quest'altro che è un articolo veramente interessante. Dopo l'Africa, Parigi vuole prendersi l'Italia. La Francia dei Rothschild è nemica dell'Italia, punto. Allora ricordiamoci che Macron, che noi chiamiamo Micron, Macron, che vuol dire anche Macron, che vuol dire ruffiano, puttanier, diciamo mezzano. No, è Macron. La femmina è Macrella. La ruffiana, è Macro Macrella. Le Totò le Mocò. Mocò. Macro le Mocò. Totò le Mocò. Macro le Mocò. No, quello era Pepe le Mocò e Totò ha fatto un film intitolato Totò le Mocò. Però sempre su quel genere lì. Allora, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, quello che è successo al ponte non è casuale,
se non era, non succedeva casualmente, sarebbe successo in un'altra maniera. Lo ripeto, non vogliono che l'Italia utilizzi quel corridoio. Genova andava messa fuori gioco. Oltretutto Genova è il più grande porto italiano, che fa concorrenza a Marsiglia. Ha sempre fatto concorrenza. Per il primo porto europeo. Dopodiché, signori, io vi saluto. Sempre? So long. So long. Lo dico due volte. Come bene, bene. So long. Vedi, tu lo fai con una mano solo, io ce l'ho con due. Per cui io sono Bicazzus Monopallas. Ditelo a Macron nel caso gli servisse, visto che non credo che sarà accontentato da sua moglie.